Pubblico di Trieste Caffè, siamo sempre presenti alla terrazza Fotomauro all'interno del villaggio Barcolana e ora abbiamo il piacere di essere in compagnia dell'assessore ai lavori pubblici del Comune di Trieste, Elisa Lodi. Buonasera, ciao, benvenuta. Ciao, grazie, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Direi una location meravigliosa la vostra, come ogni anno. Vi ringrazio ovviamente per l'intervista che ci concedete da qui. Grazie assessore per la sua disponibilità. Assessore, vogliamo parlare e partire della presenza del Comune in Barcolana? Beh, la presenza del Comune in Barcolana è una presenza costante, annuale. E interveniamo ovviamente dando gli spazi oltre che per quello che è un contributo, ma ovviamente siamo coinvolti con Barcolana in tutto l'anno in una serie di attività volte proprio alla realizzazione di questo evento, non solo da un punto di vista sportivo ma anche di proprio evento a terra con tutte le attività poi correlate. Barcolana si conferma un evento di grande respiro internazionale in crescita. Il presidente Mitja Jaluz ha grande visione e lo si vede dalla crescita che ha questo evento, che non è solo sportivo, è ricco di eventi paralleli, ovviamente in città durante tutta la settimana, ma anche di visione, quindi di apertura all'evento sportivo. Ad esempio quest'anno il tema riguarda anche la disabilità, quindi l'accesso alle barche, quindi alle regate da chi ha difficoltà motorie, non solo, quindi grande attenzione anche a temi sociali. È uno degli eventi più importanti che abbiamo in città, ci sarà grande affluenza anche questo fine settimana. La città è ricca di eventi sportivi, ne abbiamo praticamente ogni weekend e anche di discipline diverse. Infatti, assessore, ci vuole parlare magari dei prossimi eventi sportivi che ci saranno in città? Sì, gli eventi sportivi, come le dicevo, sono in un continuo, nel senso ogni weekend abbiamo tante cose, anche non solo in centro città ma anche nei nostri impianti, strutture sportive. Tante volte nei weekend si svolgono contest di break dance o di altre discipline anche più di nicchia, dove c'è anche una raccolta fondi, quindi lo sport che si unisce anche alla solidarietà, alla ricerca, quindi come la pigiama run di 2 settimane fa. E adesso, la prossima settimana, avremo la Corsa dei Castelli, che anche questo è un evento di grande impatto in città e che porterà ovviamente atleti di diverse nazionalità e ovviamente anche la possibilità di far conoscere Trieste, come del resto Barcolana, in televisione e quindi anche a chi non la conosce, non è di Trieste, non è neanche di questa nazione. La Corsa dei Castelli non sarà l'unica che seguiranno ovviamente altri eventi. Abbiamo la No Borders Cup, che invece è un evento di pallacanestro, anche questo per le giovanili. Anche qui abbiamo un evento che è internazionale, abbiamo degli sportivi, dei ragazzi giovani che arrivano da altre città europee. Anche questo si svolgerà al Palazzetto dello Sport fra un paio di settimane. Quindi insomma abbiamo ovviamente il Trofeo Trieste, quindi maratone che continua durante tutto il corso dell'anno e quindi insomma diciamo che c'è tanta attenzione. Per questo ringrazio le società sportive, perché le società sportive si approcciano a noi anche con idee come quelle di unire sport e solidarietà al Comune di Trieste, e le porte dell'assessorato allo sport sono aperte per queste iniziative, quindi grande impatto, grandi eventi, ma non solo. Trieste proprio risponde, riconosce proprio nell'attività che svolgono queste società, organizzatori e volontari, quella vocazione sportiva che poi ci dà grandi atleti in discipline diverse, ma a livello nazionale non solo. Beh, devo ammettere, assessore, che c'è veramente tantissima carne al fuoco. Sì. Hai elencato veramente tantissime cose interessanti che invitiamo i cittadini a seguire con veramente in presenza. Ma ci vuole fare anche un bilancio delle sue attività dell'assessorato del 2024? Sì, beh, diciamo che è stato un anno molto impegnativo perché l'assessorato si suddivide in tanti assessorati in realtà, perché oltre ad avere le grandi opere, quindi tutta la competenza su tutte le opere del Porto Vecchio, che sono opere dove abbiamo investimenti da milioni di euro, quindi ricordo il parco monumentale Bosco Urbano, il Museo del Mare da 33 milioni di euro, la cittadella dello sport completamente all'aperto, sono fondi PNRR, quindi stiamo veramente correndo per realizzare queste opere. Ho tutta la partita dell'edilizia scolastica ed edilizia sportiva, abbiamo in gioco 50 milioni di euro che sono soldi veri tra progettazione, esecuzione dei lavori, alcuni già finiti. In tutti gli edifici delle scolastici della città, ovviamente nelle situazioni più critiche, anche lì con fondi PNRR stiamo realizzando
asili nido nuovi come quello dell'ex Chiarle. Abbiamo tutta l'impiantistica sportiva, quindi il Comune di Trieste ha impianti sportivi grandi come il Rocco, il palazzetto, il Palacchiarbola e tutta la gestione di tutte le palestre. E la delega non finisce qui, perché ho anche la gestione degli impianti sportivi, quindi i rapporti con le società per quanto riguarda le concessioni. A breve approderà in aula un contributo straordinario per le società sportive che lavorano nelle nostre palestre in orario extrascolastico. Andiamo incontro alle loro necessità e alle modifiche normative. La mia delega poi riguarda ovviamente lo sport, ne abbiamo un po' parlato, anche il demanio e il patrimonio, quindi sono partite grandi, grandi sfide come la nuova asta del Carciotti che è qui alle nostre spalle, la Don Marzali che è una struttura che deve essere venduta e riqualificata e poi anche la partita importante delle concessioni demaniali, dove stiamo lavorando per le nuove concessioni demaniali. Quindi il lavoro del 2024 è stato molto intenso e ovviamente non è semplicissimo fare l'assessore, è complicato, le norme sono tante, ma la passione che mettiamo per la città è tanta, quindi cerchiamo ovviamente di risolvere tutto e di portare risultati per Trieste. Lei mi aveva citato anche Porto Vecchio durante appunto il suo discorso, a che punto siamo? Porto Vecchio è il futuro di questa città. È una rigenerazione urbana di oltre 60 ettari, una città che era proibita fino a pochi anni fa, nessuno la conosceva, salvo magari le persone più in età. E siamo veramente ai punti di partenza di un grande cambiamento. Abbiamo iniziato qualche anno fa con alcuni interventi di natura, di lavori pubblici, quindi con la realizzazione di primi interventi di sottoservizi, di riqualificazione di strade, di illuminazione a servizio del centro congressi, che è un'opera realizzata in partenariato pubblico-privato, quindi il comune insieme ai privati che ci hanno creduto. Adesso abbiamo continuato con la bretella, che è stata già aperta e utilizzabile a tutti, il parco monumentale, il bosco lineare, il museo del mare, che è un contenitore che sarà un museo di grande respiro, quindi di livello europeo, e che sarà anche questo finito nel 2026, con fondi anche questi ministeriali. E adesso siamo addirittura d'arrivo in consiglio comunale con il mio collega Everest Vertoli, che ha presentato la delibera sul project, quindi partenariato pubblico-privato, questa proposta di finanza dei progetti per tutto il suo iter di gara. Secondo assessore, perché le è caduto il microfono? Vedremo. E vedremo quindi anche l'intervento del privato all'interno di questa grande area, che permetterà la riqualificazione dei magazzini e la realizzazione di nuove aree, alberghi, aree verdi, aree svago, attività direzionali, attività commerciali, quello che serve ovviamente per renderlo un unicum, io ritengo, come la città, quindi dar nuovo spazio anche a attività lavorative e dare crescita ovviamente per la città e ovviamente anche per il turismo, che vediamo sotto i nostri occhi la crescita esponenziale che il turismo sta dando, la risposta turistica sta dando alla città. Assessore, mancano 3 mesi alla fine dell'anno, a noi ci piace guardare anche il futuro. E un bilancio del suo assessorato del 2025, che obiettivi si è prefissata? Gli obiettivi sono quelli di lavorare così come abbiamo lavorato finora insieme ai miei uffici. Ovviamente ci aspettano sfide importanti, perché avremo tutto il tema delle concessioni degli impianti sportivi, che è un tema delicatissimo. La sfida è quella di portare a termine i PNRR, quindi con le nostre opere pubbliche che abbiamo avviato, quindi il 2025 sarà un anno importantissimo, e sarà un anno importantissimo anche per il Porto Vecchio con l'avvio di questa gara, la sua riqualificazione. Attenzione continuerà massima per l'edilizia scolastica, per gli interventi che garantiscono la sicurezza dei nostri ragazzi, e direi che questo sarà il lavoro del prossimo anno, in continuità ovviamente col 2024, sperando ovviamente di non avere troppe problematiche. Questa è sempre l'incognita dei lavori pubblici ovviamente, però insomma noi lavoriamo per cercare che le cose ovviamente si risolvano e si arrivi ovviamente al risultato. Assessore, grazie per la grazie disponibilità a voi. E buon lavoro. Grazie, buon lavoro a voi e buon fine settimana lavorativo di Barcolana. Grazie a lei, grazie. Buona Barcolana. Noi ringraziamo il regista, il direttore Luca Massi, che ci ha seguito in regia, voi telespettatori a casa, ci rivediamo tra pochissimo per una nuova trasmissione. Arrivederci.